Buongiorno, 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 ben ritrovati a questa video analisi Forex realizzata in collaborazione con il broker Top FX. State vedendo adesso la home page del sito e la opportunità di investimento che vi offre su oltre 1000 strumenti finanziari, gli asset, quelli più importanti, Forex, indici, azioni, metalli, energetici, ETF, a condizioni molto, molto, molto vantaggiose e competitive attraverso le due piattaforme MetaTrader 4 e CTrader. Un'occhiata in particolare vi invito a darla proprio alla CTrader, che ha dei fantastici grafici, ha degli inserimenti, degli ordini tali che vi fa capire quanto capitale state investendo, quanto ne state rischiando in termini percentuali, in euro, punti, dagli stop, profit. È fantastica. C'è anche il copy trading, ovvero la possibilità di scegliere tra una lista internazionale infinita di traders che stanno partecipando a questo programma del copy trading, e quando, una volta che li avete scelti, magari li avete testati prima con un conto demo senza rischiare nulla, replicate esattamente le loro operazioni, potete impostare un massimo limite di perdita e sganciarvi in qualsiasi momento senza chiedere nulla, permesso a nessuno, e potete anche proporvi come fornitori di strategie. Se andate sulla CTrader, eccola qui, cliccando a sinistra, copy, vi ritrovate già questa schermata e vedete già l'impatto. Io adesso, se metto dall'inizio, da sempre, già aumenta la lista, posso entrare dentro, come per esempio nel sistema che guardiamo oggi, questo di Relax 1. Costantino ogni giorno ci consiglia di dare un'occhiata appunto a un sistema in particolare. Oggi vediamo Relax 1 e vedete quelle che è già l'equity, mettete all, così lo vedete da inizio, da quando è presente. Già qua vi dice da quanto tempo, un mese e 18 giorni. Ah, questa è già la performance, 20 punti percentuali, questa in punti pips. Qui a destra c'è la schermata con le condizioni previste per seguirlo, il riepilogo delle performance, l'andamento mensile ottobre più 13, quello in corso più 6,31, numeri relativi ai trades, quanti al rialzo, quanti al ribasso, e di questi quanti vincenti e perdenti. C'è tutto, insomma, tutte le informazioni. Qui altre statistiche, l'andamento dei copiatori, coloro che si stanno aggregando, e vedete già che bel capitale messo insieme si trova a gestire praticamente Relax 1, che è tra i più famosi indubbiamente nel copy trading. E vedete qui sotto, forse adesso non riuscite a vedere, ci sono anche ulteriori descrizioni. Quindi cliccate in basso, guardate nel video, sotto nella descrizione del video su YouTube c'è il link che vi rimanda al canale Telegram, quello ufficiale del copy trading Top FX, gestito da Costantino, rappresentante per l'Italia, appunto per il broker Top FX, dove ci sono video, ci sono proprio i test che sta facendo lui in prima persona, Costantino, e sta mettendo quello che è l'andamento, i risultati che sta ottenendo con i suoi conti personali, e quindi potete già confrontarvi. Insomma, cliccate in basso e unitevi al gratis, ovviamente, al canale Telegram. E andiamo a vedere le valute, questo dollaro index sotto, come sempre ricordo, il grafico a un minuto sopra quello di tendenza giornaliera Kinashi, che ci dice che sta martellando da inizio mese questo supporto 92,15 sotto il grafico a un minuto, per apprezzare le dinamiche intraday. E vedete, è un momento importante, perché da quando c'è questo maledetto virus, c'è una correlazione inversa. Solitamente, non in maniera meccanica, automatica: se sale Wall Street, scende dollaro, e viceversa, non in maniera meccanica. In questo contesto, dove il Dow Jones ieri ha toccato per la prima volta nella sua storia, chiuso sopra i 30.000 punti, manca questo tassello, diciamo, per completare il quadro risk on, questa propensione al rischio. Quindi una debolezza, un'ulteriore debolezza del dollaro, che per il momento resiste agli attacchi ribassisti di questo livello 92,15. Di conseguenza andiamo a vedere i vari incroci di dollaro, soprattutto contro l'euro, che oggi è tornato contro sopra 1,19, adesso siamo 1,1884, e sbatte la testa oramai più volte su questa resistenza, che per quello che prima abbiamo visto era il supporto 92,15 per il dollaro index. Dollaro CHF ha preso una piega laterale, per il momento no trend, non sa quale direzione prendere. La sterlina invece è lì a ridosso della resistenza 1,3386, aspettando l'esito soprattutto Brexit. Dollaro yen leggermente al rialzo, le commodity currency, ovvero le valute la cui economia dipende principalmente dalle materie prime, quindi bisogna seguire insieme anche gold e soprattutto petrolio, e anche altri, iron ore, per esempio per il dollaro australiano, che è alle prese con questa resistenza poco sotto 0,74. Il neozelandese continua a sovraperformare, tutto verde il semaforo e Kinashi, e il USD CAD ha già toccato un nuovo minimo di periodo a 1,2990, adesso siamo sopra 1,30.
30 con questa tendenza ribassista e siamo, che vede, punta a sud al supporto 1,29,60. Si chiude qui questa video analisi Forex. Mi raccomando, cliccate sul link sotto nella descrizione di YouTube, il canale per unirvi al canale Telegram dove si parla copy trading. Appuntamento a domani con una nuova video analisi Forex. Arrivederci.